SoundCloud o Mixcloud? Qual è meglio per il nostro profilo musicale online? Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. SoundCloud e Mixcloud sono spesso associati, anche se sono leggermente diversi. E allora mi è stato chiesto di parlarne un po' per capire qual è meglio da usare, quali sono le caratteristiche, e approfondire un po' la questione di avere un profilo musicale online nel quale far sentire le proprie cose. Intanto partiamo da SoundCloud, che è stato il primo che ha avuto un grande merito, è stato quello di portare un player utilizzabile, riconoscibile, soprattutto dove la canzone era caricata, si potesse vedere subito la forma d'onda e si potesse anche scorrere rapidamente. È diventato in breve tempo lo standard sia per la pubblicazione dei mixati, sia per la pubblicazione delle nuove tracce, bootleg e quant'altro. Poi SoundCloud ha vissuto un periodo molto difficile con delle grandi difficoltà economiche e soprattutto è un po' passato il trend, perché è stato, magari sono arrivati altri portali più adatti per determinate cose e poi non ha saputo cavalcare l'onda di questo successo. E lo si vede molto facilmente anche sia dagli artisti grossi, ma anche quelli più normali, un calo enorme in termini di ascolti. Proprio con il fatto che c'è il player, è visibile lì, si vede molto bene che magari un mixato di 5 anni fa aveva 3.000 ascolti e quello di oggi ne ha 30. E che ha portato ad una progressiva disaffezione da parte degli utenti verso questo portale social, se vogliamo. Per un periodo andava di moda avere tutti questi servizi che ti consentivano attraverso siti esterni di scaricare la traccia mediante la richiesta di un feedback, quindi trovavi tutti questi commenti obbligatori che erano veramente un po' posticci perché comunque lo dovevi fare, soprattutto per le tracce più seguite, o magari questi siti di promo che ti vendevano gli ascolti, le recensioni e quant'altro, che alla lunga è diventata una pratica molto fastidiosa. È interessante il fatto di poter scaricare la traccia e anzi per un periodo SoundCloud era il posto dove andare a trovare musica nuova, interessante, sconosciuta, i mashup e quant'altro. Poi però anche questo meccanismo ha portato ad un progressivo allontanamento da SoundCloud verso altri lidi. Un'altra pratica veramente fastidiosa è che a un certo punto SoundCloud è diventato pieno di spam, continuamente messaggi di pseudo ragazze in bikini che ti chiedevano di ascoltare questa o quell'altra traccia, che ti chiedevano questo o quell'altro servizio, e alla fine la bacheca e l'inbox, insomma lo spazio per i messaggi, è stato riempito da utenti finti e se ne sono andati via tutti gli altri. E questo è un altro problema di SoundCloud. È ancora utile SoundCloud? Certamente sì. Non tanto per i mixati, perché comunque con tutte le restrizioni del copyright diventa veramente impossibile pubblicare qualcosa senza che sia bannato e senza che ne sia limitata fortemente la diffusione. È diventato impossibile pubblicare bootleg e mashup, rimane comunque lo spazio per far sentire i propri promo. L'idea del link diretto privato da poter mandare in giro è veramente l'utilizzo migliore che si può fare del social. Certamente per questo non è necessario fare l'account a pagamento. Fai un tuo spazio, riempi le 2 ore, fai sentire qualcosa in pubblico e fai sentire qualcosa in privato. Tanto i numeri non ci sono più. E comunque puoi conservare la modalità di utilizzo per veramente un approccio più professionale nei confronti di etichette e quant'altro. Quindi sì, mi potete trovare su SoundCloud anche se non lo sponsorizzo più. Dall'altra parte c'è Mixcloud, che secondo me è il miglior portale per la pubblicazione di podcast e mixati. Non ci si possono pubblicare le canzoni, bootleg o quant'altro, anche se volendo potresti fare un mix delle tue cose per farle sentire. Mixcloud è usato prevalentemente per le radio e per chi pubblica un podcast mensile o comunque con regolarità. Questo è importante perché è molto difficile essere costanti e anche io stesso ci riesco molto raramente. Però per riuscire a farsi sentire un po' e far, come dire,
aumentare il proprio pubblico bisogna essere regolari e costanti, anche su Mixcloud. Certamente le sponsorizzate su Mixcloud sono esageratamente care, quindi diventa veramente complicato per chi non ne fa un utilizzo professionale. E poi bisogna vedere se e come funzionano. Siamo in un periodo storico in cui il web è veramente congestionato di musica e allora c'è talmente tante cose che escono su talmente tanti portali che diventa difficile riuscire a far sentire la propria voce. È più un utilizzo vetrina da fare, pubblichi le tue cose, ci sono. Quando devi proporti per una serata, mandi un link dal telefono e uno può sentire subito quello che fai o quello che vorresti fare. E poi rimangono tutte le indicazioni del video che ho fatto sul podcast mixato, che lascio qui in descrizione. In definitiva, si possono usare entrambi, anzi è bene essere su entrambi. Se devo scegliere su dove pubblicare il mio mixato, lo pubblico su Mixcloud, anche se il consiglio di fondo in generale è pubblicare tutto dappertutto, anche tramite siti, portali come Spreaker, e poi vedere dove funziona e insistere solo lì. Questa è in definitiva la soluzione ideale per me. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi nei video di Essere DJ Oggi.